mi chiama Domenico Fuoco. Tutto qua però mi conoscono come Mina che San Pietro. Dicono che era uno spaccaprete. Io non so come hanno fatto a inventare questa cosa. Io spaccaprete non sono fatto mai. Io sono soldato. Sono stato soldato sempre, da quando sono ottenuto l'età per fare. Prima era sergente, mo sono capitano. Ma tanto in cima ai briganti si può andare in dritta. Chissà quanti anni ti hanno passato prima che si comincia a capire qualcosa di quello che è successo veramente. Prima di fare il militare, da piccolo, io va a pascia le vieste, combattuto quanto. Mo è in ritta che io combatteva quegli lupo, ma tu pensa a sta gente che c'è da in capo. Quegli lupo, chi gli vere, chi gli proprio cattivo, chi gli ha cingareta, ci sto combattendo mo. Sono 10 anni e mo piano piano cerco di raccontarvi pure con me. Era il 1860, ottobre mi pare. Io ero sergente dell'esercito, ma rimandando ai paesi miei, San Pietro infine, perché teneva, trovava volontari che si arruolavano per combattere, le cose erano male. Starimo a perdere perché la trosca si era accordata per fregarci e ci stava a riuscire. Agli paesi però le cose erano ancora peggio. Tutti gli animali pazzi che stavano in luogo, rabotta erano diventati liberali. Isso dicevano alle cime. Erano diventati liberali e combattevano per la libertà. Perché pare che prima stavano attaccati. Ma io lo so bene che libertà volevano loro. Volevano la libertà di fregare la terra alla povera gente. I semagna sapone che hanno venuto, ce l'hanno mandata pure buona. Mo tiene la terra e vanno passeggiando che lascia a mera che angoglie. Capare che hanno domandato chissà chi. Che se fino a quando non arrivi però, che la banda. Può basta una scoppettata alla campana e spariscono tutto quanto. Come gli sorge quando sentono gli altri. Però un danno erano più forti, ma facendo correre. E poi è una parola a ricordarsi tutto quello che è successo. Prima che la Granche ricorsa a Sora e poi subito in cima a Civitella, facendoci l'aria scoppettata. E poi subito la botta a Bauga. A Bauga, quella che gli facemmo, ancora se lo ricordano. I po' che Chiavone, i po' che Tristana, i po' ancora che chi che Serraganda, che Maccarone, i fatto a ricordare che chi ate. Alla fine mi sono messo da solo, sono fatta la banda mia. Sono arrivato a tenere fino a 200 persone sotto a me. E siamo fatti cama a dove siamo passati. Poi le cose si sa come è niente. La guerra è guerra. A me la guerra mi si è mangiata due frate, una nipote e quasi tutti gli uomini. Mo tengo solo 4 uomini. E tengo in capo certe taglie che uno non ci manca crede se ce le racconta. A uno gli basta farmi la spia per diventare ricco. Yes, la gente si sta a morire di fame. La tentazione è forte. Chi se mi vita ne passa, vanno a segnalare, gli danno tanto di quegli soldi che non gli serve più niente. Sempre se non li acchiappi però, perché se li acchiappi è morto. Io per la spia non tengo pietà per nessuno, ma tengo, mo sacci che tutto quanto stanno a provare a tradirmi, pure la gente che so richiedere da chi sanno, la gente che è campata solo grazie a me e pure sta a provare a fregarmi. Mo esse, per esempio, Cumbarone, Nicandro Bucci, di Conga. Chi si è preso a me era andato ricco.
so anni che mi porta la roba e se l'hai fatta pagare sempre buona, perché chi si mette a rischio di portare la roba ai briganti si fa pagare, e si fa pagare pure buona. Mo sa che sta una cica stretta a quadrina, e allora che siamo andata mi hai fatto rubare tutti gli paesi, sì. Mi ha segnalato isso chi erano. Addosso la facevano e quanta soldi potevano cacciare. Piresin. È praticamente organizzato tutto isso. In Moes, mi ha dato appuntamento a questa grotta qua. E eravate che una somma di roba da mangiare, roba buona. E siamo mangiati buone, roba tanti giorni che sta rimando a di una. Ma si è fatto pure un bicchiere di vino, che da mo che non me lo beveva più. E vi posso dire che mi sembra che mi erate un po' in capo. Però, chissà a me non è che mi convince tanto. Io sono visto troppo tese, troppo nervoso, pare che teneva furia. Sono provato a guardare in faccia e abbassate gli occhi. Chi se mi ha messo sospetto? Sono detto, compagno, tu devi avere qualcosa in casa. Tu ma sera non dormire a dormire qua. E a domani mattina, a mente fresca, faremo meglio come è la cosa. Mo sta rente alla frutta, sta dormito. Io sto qua fuori alla fresca, sperando che quest'aria mi riveglia un po', perché non lo saccio con me. Pare che mi sta venendo a cicare sola. Grazie.